insieme a tutti i miei collaboratori, riteniamo che la scelta che noi abbiamo fatto è una scelta che si appella ad un grande senso di responsabilità. Bisogna continuare a lavorare. Spalletti deve avere la nostra fiducia, ha la nostra fiducia, deve lavorare. Fra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento e non possiamo pensare che con altri atti diversi da quelle scelte che noi abbiamo condiviso ieri sera con Luciano e con tutti i ragazzi, si possa in 60 giorni pensare che attuando quegli atti improvvisamente in Italia fioriscono i Mbappé, i Cristiano Ronaldo e i Messi. Ci vuole pazienza. Purtroppo abbiamo solo un'esigenza nel nostro paese: pensare di attivare la politica della valorizzazione del talento. Ragazzi, l'avevamo preannunciato, Gravina fa la conferenza stampa e non si rimette né lui né Spalletti, si va avanti così, ragazzi, perché il sistema marcio vuole questo, perché i compiti che avevano dato a Gravina non era il bene del calcio italiano, non era il bene della nazionale, ma i compiti principali che gli hanno dato a Gravina è tutelare l'Inter, salvare l'Inter, cercare di distruggere la Juventus, e si sta comportando bene e per questo coerentemente Gravina deve continuare. Fermi, 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 mi raccomando ragazzi, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanellina per sapere in anteprima quando uscite un nuovo video, mettete like al video, ma soprattutto ragazzi, mi raccomando, per la verità, per il bene del calcio italiano, condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, come vi avevo preannunciato, c'è stata la conferenza stampa di Gravina e come vi avevo preannunciato, ovviamente nessuno si è dimesso, le colpe non sono di nessuno. Una conferenza stampa possiamo dire inutile, no? Perché non si è fatta nessuna analisi, non si è andato in fondo per capire, non si è andato in fondo per capire poi effettivamente quali sono state le responsabilità o le cause che ci hanno portato a un naufragio così pesante, ragazzi. Perché poi Gravina dice noi siamo dispiaciuti per il risultato, ma nello sport, sai, può capitare di perdere. E no, perché si può perdere in tanti modi. E no come abbiamo perso noi. Ragazzi, abbiamo visto, non lo so, anche le altre squadre importanti, agli ottavi, diciamo, dei nazionali big, stanno soffrendo a passare il turno. Ha sofferto la Germania, ha sofferto l'Inghilterra. All'inizio ha sofferto un po' pure la Spagna. Ok, ma una cosa è certa, ragazzi, loro sono passati, ma un'altra cosa ancora più certa è che tutte le squadre che sono state eliminate fino a in questo momento, gli ottavi di finale, sono uscite comunque combattendo, sono uscite comunque addirittura andando in vantaggio o addirittura sognando la qualificazione. Ci hanno provato fino alla fine, poi erano più deboli, sono usciti fuori i vari campioni delle varie nazionali forti e sono andati a casa. Ragazzi, la squadra che invece è stata umiliata, che maggiormente non aveva nessuna speranza di passare il turno per come si è comportato durante quella partita d'Italia, cioè l'eliminazione più squallida, l'eliminazione più pesante, l'eliminazione più cocente è stata proprio quella della nazionale italiana, anche quella più netta. Ecco, quindi, caro Gravina, è vero che nello sport si può vincere, si può perdere, ma ci sono modi e modi e ci sono pure con chi si perde. Perché un conto è uscire, non so, ai quarti di finale con la Germania ai calci di rigore, come fece Conte con una nazionale molto più debole, altro conto è invece uscire contro la Svizzera agli ottavi di finale senza fare nemmeno un tiro in porta, dopo comunque altre tre prestazioni dove si può dire che abbiamo giocato bene solo un tempo con l'Albania. Questa è la situazione. Ebbene, ragazzi, poi lui va avanti nella discussione dicendo che comunque non accetta, non accetta, non accetta nemmeno le richieste di dimissione, a parte che non si dimette nessuno perché il progetto deve andare avanti e perché il progetto va avanti solo da pochi mesi. Il progetto Gravina va avanti da anni e anni e anni, ha accumulato tutta una serie di sconfitte. Il progetto Spalletti, ok, è partito da pochi mesi, ma il progetto Gravina viene da molto lontano. E conta già di un'altra pesante, cocente sconfitta che è stata quella mancanza della qualificazione ai mondiali. Inoltre a questi europei ci siamo qualificati grazie a una svista arbitrale, a un aiuto arbitrale contro l'Ucraina che non ha visto un calcio di rigore a favore della nazionale dell'Est e grazie a quella svista siamo andati a fare questi europei.
perché se avessero dato quel calcio di rigore non saremmo nemmeno venuti a farli questi europei. Poi in mezzo c'è stata la vittoria agli europei 2021 con il Covid, tutta una serie di cose anche ancestrali che si sono allineate, va bene, ma dopo la mancanza di qualificazione c'è stato pure Tavecchio e Ventura, se vi ricordate, ebbero la dignità di dimettersi. Questi invece non solo non si dimettono, non solo non si assumono le responsabilità, perché poi io sento parlare Gravina dire noi adesso non è che possiamo sperare che ci nascano da un giorno all'altro i vari Messi, Cristiano Ronaldo, quindi è la colpa dei giocatori che purtroppo in Italia non abbiamo lavorato bene, non abbiamo lavorato sui giovani e quindi non ci abbiamo i vari Mbappé. Ma tu dove eri fino a oggi, ragazzi? Cioè, questi dicono che bisogna lavorare sulle strutture, bisogna lavorare sui giovani, bisogna lavorare anche sul calcio femminile, sulle nuove sfide, bisogna lavorare sulla sostenibilità. E cavolo, e poi hai distrutto l'unica società che ha lavorato da anni e anni su questo, è stata la pioniera di fare questo, cioè la Juventus, la prima a fare la next gen con i giovani, e che casino che c'è stato per riuscire a fare quella squadra in una nazione in cui non c'era questo tipo di cultura, la prima a fare lo stadio e fare tutte le strutture, le infrastrutture che in Italia tutti se lo sognano, e siamo stati, la Juventus è stata la prima a introdurre queste cose con i giovani e con le ragazze, la prima a fondare una squadra femminile, ed è stata l'unica squadra che hai attaccato e cercato di distruggere, caro Gravina. Ebbene, e poi fa questa affermazione veramente eclatante, che adesso io ascoltiamo un pochettino di passaggi di Gravina, perché poi fa un'affermazione importante ancora sul discorso dell'autonomia dello sport, no? Su questa cosa che lui non accetta le intromissioni dall'esterno da parte del sistema, è come se fosse un sistema autoreferenziale, no? Cioè, noi stiamo parlando di un sistema che fa circa 11,1 miliardi di PIL, con circa 126.000 lavoratori, 126.000 persone che lavorano in questo sistema, quindi una fetta importante del paese che rappresenta il calcio, e noi dobbiamo, perché deve essere in mano ostaggio di questo personaggio qui che si chiama Gravina. Quindi lui non accetta nessuna intromissione da parte dell'esterno, e quando lo dice si riferisce soprattutto alla politica. Ascoltiamo alcune parole di Gravina. Siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare o comunque dare a tutti i tifosi italiani quella gioia che meritavano, che comunque meritano, e dispiaciuti per il risultato, ma sappiamo che nel mondo dello sport il risultato è soggetto a tantissime variabili, e quelle variabili che comunque prevedono anche l'ipotesi di una sconfitta. Bisogna avere la capacità di prendere spunto dalle critiche per poter migliorare, per poter crescere, fa parte del ruolo. Le critiche costruttive, quelle diciamo legittimate anche da elementi fondati, credo che bisogna prenderle in considerazione, quelle strumentali, quelli che non hanno senso legato ad una, sono molto diretto, ad una richiesta di dimissioni, francamente in questo momento che è un momento di chiusura del mio mandato, del mandato dell'attuale governance federale, dove tra l'altro vi preannuncio, proprio per questo lo dico in maniera molto, molto serena, credo che noi dobbiamo avere anche diciamo, dobbiamo essere chiari su alcuni passaggi. Non esiste nell'ambito di una governance federale l'idea che qualcuno possa pretendere dall'esterno le dimissioni, o comunque possa pensare di governare dall'esterno il nostro mondo. Questo vale sia per la politica, voglio dire, sia per tutti coloro che dall'esterno, in maniera molto, diciamo, credo che la prima reazione è la reazione nel chiedere le dimissioni di Gravina o di Spalletti.
Per quanto mi riguarda, la scadenza è prevista a marzo 2025, dove ci stavamo posizionando in tempi non sospetti per le elezioni. Queste elezioni avverranno nella prima data utile, dopo la conclusione, come prevista dalle norme statutarie. Non si possono fare prima, le avrei fatte anche prima, non si possono fare prima della chiusura delle Olimpiadi, come sapete da statuto sia del CIO che del CONI è il nostro, e quindi alla prima data utile, da quella data, con completamente degli organici, perché bisogna aspettare, andremo ad un confronto democratico. Quella è l'unica sede deputata democraticamente a scegliere la governance, e legittimamente, per un principio di democrazia, quella governance sarà legittimata a fare tutte le scelte progettuali, anche di prospettive. Quindi critiche sì, ma facciamole costruttive. E individuare insieme una strategia per la valorizzazione dei ragazzi, dei giovani, ma soprattutto le potenzialità per alimentare anche il serbatoio della nostra nazionale. Una cosa è certa, che non possiamo più commettere gli errori che abbiamo commesso in questo, non è un piccolo, un breve periodo, purtroppo è un lungo periodo, e ogni volta ci caschiamo e poi diventiamo, dopo alcune fasi di sfogo, di reazione, poi improvvisamente ritorniamo e ci adagiamo su un confronto politico meno aspro, e invece credo che il confronto politico deve essere talmente aspro da generare comunque degli effetti positivi, perché così non possiamo andare avanti. Quindi ragazzi, la sconfitta ci può stare, a prescindere da come avviene. Nessuno si rimette perché il progetto è iniziato da poco e bisogna andare avanti, ed è assurdo che si possa fermare adesso, perché non ci sarebbe il tempo, visto che tra 60 giorni dobbiamo fare la National League. Le dimissioni nessuno si deve pretendere, nessuno si può permettere di pretendere le sue dimissioni, soprattutto dall'esterno e soprattutto dalla politica, la quale di notte hanno cercato di cambiare, hanno cercato con un emendamento di andare a toccare quella che è l'autonomia del calcio italiano, e quindi si va avanti in questo modo. Non, nessuna analisi sulla sconfitta, nessuna analisi sul tonfo, tutto normale, tutto tranquillo, si prosegue per questa strada. Sì, qualche errore è stato fatto, cercheremo di migliorare. Praticamente ragazzi, invece c'è stato il parlamentare di Forza Italia, perché lui si riferiva a quello spesso quando fa riferimento alla politica, al parlamentare Mulet. Ebbene, Mulet, intervistato oggi, che è stato il parlamentare che ha presentato l'emendamento al decreto legge sullo sport, no? Che ha reso la Lega di Serie A molto più autonoma rispetto alla FIGC, un po' in stile Premier League, e questo ha fatto scaldare e infuriare Gravina. Perché, come abbiamo visto anche con la costituzione dell'Agenzia del Controllo Economico e Finanziario dei club professionistici, anche lì Gravina si è infuriato, perché non vuole in nessun modo che qualcuno mette mano dall'esterno sul sistema. Ebbene, Mulet lo chiama sistema antistorico, noi lo chiamiamo sistema marcio, alla fine, perché Mulet cerca di essere un po' più politico, essendo un politico. In realtà è un sistema marcio, ragazzi, un sistema che cerca semplicemente di andare nella direzione di quella di salvare l'Inter, perché fa parte del sistema marcio, perché ragazzi, Gravino non si rimette, perché lui sta facendo benissimo il suo lavoro. Il suo lavoro era quello, il compito principale di Gravina qual è? Quello di proseguire quello di Tavecchio, e ancora prima di Tavecchio quello di Abete, cioè salvare l'Inter, salvare il sistema marcio interista e cercare di distruggere la Juventus. E su questo, ragazzi, stanno collaborando benissimo, si stanno comportando benissimo. Ebbene, Mulet, nel rispondere a Gravina, fa presente tutta una serie di cose e gli dice che comunque la politica, ragazzi, la politica non è un mostro che viene di notte a cercare di distruggere lo sport italiano. La politica è il Parlamento. Mai mettere in discussione l'autorità del Parlamento. Il Parlamento chi è? Il Parlamento è il popolo italiano. Il popolo italiano sono i tifosi, ragazzi. Ed è questo che dice Mulet. Cioè, non puoi pretendere che i tifosi, il popolo italiano, il Parlamento italiano non metta un becco su una fetta così importante che è il calcio italiano. Cioè, questo si sente un monarca, questo si sente ormai un mamma santissima. Fortunatamente poi Gravina ricorda che
scadrà il mandato e che dopo le Olimpiadi, alla prima data utile, ci saranno delle nuove elezioni. Ebbene, ragazzi, noi per quella occasione ci dovremmo far trovare pronti per eleggere un nuovo presidente, un presidente non colluso con questo sistema marcio, un presidente nuovo che possa finalmente liberarci da questo sistema marcio, perché il presidente della FIGC rappresenta la pietra angolare di tutto questo sistema marcio. Nel momento in cui togliamo quella pietra lì, vengono meno i vari mutti che organizzano i calendari per l'Inter, la giustizia sportiva con Kinney, viene meno il rapporto con Ceferin, con Infantino, verrà meno tutto il sistema, ragazzi, e crollerà. Quello è il primo passo che è da fare e lo dobbiamo fare individuando un nuovo presidente, sperando che la Juventus faccia coalizione col Milan, con altre società, ma soprattutto noi dobbiamo spingere questo con la manifestazione di Roma. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video, questo ragazzi, è sempre, fino alla fine, forza Juventus.